Ciao a tutti, sono Wender e volevo parlarvi di fumo. Fumo inteso come sigaretta, il vizio di fumare. Quanta gente fuma? Tantissima. Io sono uno di quelli e ho ripreso appunto a fumare da un annetto le sigarette. Ho smesso dopo 6 anni, ho ripreso. Diciamo la verità, è facile smettere di fumare. Prendi la sigaretta, la spegni e finisce lì. Poi state a resistere. E comunque bisogna anche sapere che dopo 2 giorni praticamente la nicotina non ha più effetto su di noi, nel senso che usciamo dall'effetto e siamo tutti asca, asca, asca. E allora ho trovato, praticamente ero per strada, un volantino, arriva una ragazza e mi fa: guarda, vienici a trovare in questo negozio. Vabbè, in questo caso era Riccione. Il volantino, vediamo se ce l'ho ancora, aspetta, volantino, non ce l'ho più, vabbè. E sono i negozi, si chiamano Io Fumo, li potete trovare anche su internet, si chiama iofumo.it. Questo mi sa che si vede il loro logo, il cratere che fuma. E praticamente ho provato questa sigaretta. Allora, questa sigaretta qua, la sigaretta digitale, ecco. Allora, innanzitutto tu puoi iniziare a fumarla tranquillamente, mettendogli comunque delle dosi di nicotina. Per esempio, io ero partito con il numero, mi pare 18 di nicotina, che era abbastanza forte. Cioè, praticamente tu hai. Aspetta, aspetta che ti faccio vedere, aspetta. Tu praticamente hai questi liquidi qua, che sono fatti di. Allora, cioè, ci sono quelli agli aromi. Allora, gli aromi li scegli come vuoi, tipo vaniglia, caramello, fragola, skenfer. E c'è quello con la nicotina, tipo questo che è 09 di nicotina, mentre questo qua è 0. Lo potete vedere da qua, vedete, non c'è scritto niente. Mentre qua c'è già una X e vuol dire che è già più nocivo, ovviamente c'è la nicotina. Questo invece è la nicotina 18, infatti se potete vedere, se si vede, c'è il teschiaccio che va anche di moda, vedete il teschio? E quindi. Vabbè, io sono partito con la 18, poi sono passato alla 9, questo in 2-3 giorni, e adesso sto fumando praticamente la 0, all'aroma caramello che ho scelto io, e praticamente funziona così. Allora, questa è la sigaretta elettronica. Adesso la svito. Allora, vabbè, qua c'è il pezzo di plastica per agganciarlo al cordoncino. Allora, questa è la batteria. Se schiaccio, vedete la luce accesa. Ok, questa è la batteria della sigaretta, dove si può attaccare a un altro cavetto e tu praticamente lo carichi tramite il computer. È un'uscita USB, quindi è fantastico. Te lo porti dietro, te lo attacchi a qualsiasi. Se no, c'è anche la spina di corrente USB, spina di corrente, attacchi al muro, tac, pizzette come queste, no. Poi prendi il pezzo power, che sarebbe. Vabbè, i filtrini te li puoi scegliere come vuoi. Io ho scelto questo qua di plastica, lo inserisci dentro qua, l'attacchi, giri. E voi direte: ma dov'è il liquido? Aspetta, ma stai calmo. Innanzitutto stai calmo, che io fumo.it. Praticamente è qua dentro. Guardate che sto svitando. Vedi? Allora, eccolo qua. Questo è il liquido qua dentro. Allora, infatti sta per finire. È quasi finito. E io lo inserisco. Adesso vi faccio vedere. Perché ho più calore. La figata di questa roba, che è praticamente da quando l'ho comprata, questa sigaretta, non sto più fumando le sigarette normali. Anzi, ho provato, devo dire la verità, ho provato a fumarle, ma niente proprio, zero assoluto. Mi ha fatto veramente schifo. Perché? Allora, aspetta, questo è l'altro aroma. È proprio un odore, un gusto schifoso in bocca. Niente, allora, ovviamente io prendo il liquido, lo metto dentro questa bottiglietta qua, piccolina, butto dentro. Poi attenzione, una bottiglietta di questa dura praticamente 10 giorni, anche di più, dipende poi quanto fumi. E costa 6 euro. Cioè,
come un pacchetto di sigarette, però praticamente fumi dove vuoi, non ti fa male e spendi 6 euro, cioè vuoi mettere, ecco, vedete, allora questa è la sigaretta, io inserisco qua dentro, adesso lo spingo giù, cioè, sembra una roba strachimica, però non è che, vedete che si sta caricando, lasciate un po' d'aria, poi lo togli, basta, chiudi, tac, schiacci, si accende, e fumi, basta. Non dà fastidio, non puzza, fumi in camera, fumi in albergo, ho fumato in onda durante la diretta in radio, dai, ciao, cioè, non proprio, non c'è, Fabio tutto geloso, Wender questa cazzo di pipa, scusa, ce l'ho, scusa. Fumo sull'aereo, fumo ovunque. Io fumo.it. Perché gli faccio pubblicità? Perché secondo me è una roba figa. Poi se vuoi dopo, se vuoi riprendere a fumare le sigarette, te le fumi. Se no, scegli questa via, poi magari, che ne so, un giorno poi la posi, non la usi più, però. A me non dà fastidio. Ho provato le altre io comunque di sigarette, quelle che vedo in farmacia. Non sono convinto, non lo so. Ho provato questa e devo dire che mi trovo abbastanza bene. Anzi, mi trovo benissimo. Talmente figo. Io fumo Puggetti, li ringrazio da questo punto per la grande sigarettona che mi hanno regalato. La prima l'ho comprata, cioè attenzione. Non è che ti danno tutto gratis. Sono stati carini e io comunque li pubblicizzo, mi sembra giusto. Mi hanno regalato questa sigaretta, quella super potente, nel senso che figa, perché praticamente, eccola qua, è fatta così, bianca. Poi attenzione, stanno uscendo quelle tutte fighe, fucsia, colorate, sound. E niente, tu quando clicchi qua ti segna quante sigarette, quanti tiri stai facendo, quindi ti riesci anche a regolare. Pertanto non fa male, quindi sale e non fa male. Ma questa non fa male veramente. The power now, Pucenza PDA. Vabbè, io fumo.it. Mi trovate ovunque, Milano, Torino, Riccione, Rimini. Io fumo.it. Puoi fumare quanto ti pare, perché se non fumi, non lo sai. Non lo so cosa aspetta. Ciao ragazzi. Adesso non è che mi fate per fare un programma in televisione, ormai fanno tutti i video e poi dopo, cazzo minchia, ha fatto un sacco di numeri, cazzo cliccaggi, facciamo fare, tanto io devo dire solamente fumati questa e basta, non c'è da fare la trasmissione, adesso non è che ci dobbiamo allargare, stai calmo che ti vedo tutto pazzo, ciao!